1930 due antropologi svizzeri vennero a Civitaquana dopo aver visitato gran parte del territorio del Gran Sasso per studiare le tradizioni dei agropastorali della nostra regione. Qui, proprio in questa piazza, nel mese di ottobre, quindi esattamente quasi 90 anni fa, scattarono una foto. Una foto che è finita in un libro dal Museo delle Genti d'Abruzzo sulle tradizioni dei contadini nell'Abruzzo del XX secolo, della prima parte del XX secolo. E la foto della copertina di questo libro è proprio questa immagine di Civitaquana, dove viene ritratta la cottura primordiale degli arrosticini, una cottura che veniva fatta su delle pietre, e i soggetti che cuocevano questi arrosticini erano i genitori del signor Remigio Ginestrino e i nonni di Loredana e di Fabio Ginestrino. Qui stiamo rievocando questa tradizione, la tradizione di questa terra, una terra legata al Gran Sasso, legata alla transumanza e appunto ai pastori che venivano e cuocevano gli arrosticini di passaggio. Fabio, una tradizione che voi in famiglia avrete voluto rievocare insieme a tutta la comunità di Civitaquana. Sì, è un impegno che ormai abbiamo preso da 3 anni, proprio per valorizzare quello che è nostro, che è del nostro paese, e che casualmente abbiamo avuto l'onore di rivedere in questa foto, e soprattutto l'onore principale è di essere proprio i parenti affini di chi era immortalato in questa foto. È un ricordo di famiglia, una tradizione che avete voluto condividere con tutta la comunità di Civitaquana, Fabio? Sì, è un impegno ormai che si trova la 3ª edizione, proprio per far rivivere quello che era un'abitudine del tempo, ma che anche oggi ci accomuna in Abruzzo, che è quella della cultura della campagna, dell'agricoltura e del muoversi, del vivere di piccoli grandi gesti, e quello che può essere il sapore originale, fermo di tutto l'enogastronomia che ci rappresenta. E la pecora è il piatto principe povero dell'epoca, ma che oggi si sta rivalutando nel tempo. E l'onore di tutto è essere i nipoti di chi è stato immortalato per prima nel 1930. Loredana, da una parte la globalizzazione ha messo in crisi la tradizione anche a livello enogastronomico, dall'altro canto però si va alla ricerca, proprio con una reazione, di riscoprire queste antiche tradizioni. Ma come avveniva questa cottura degli arrosticini? Innanzitutto si ammazzava la pecora e si portava tutta la pecora dietro, non c'erano frigoriferi all'epoca, quindi veniva portata intera e poi fatta a pezzetti sul posto. Su un banchetto tipo questo si prendevano degli spiedini di ulivo o di sanguinello fatti a mano, appuntiti a mano, ripuliti a mano, fatti essiccare, e poi si infilava pezzettini di carne grasso e magro, in modo da ottenere un arrosticino, diciamo, oggi potremmo dire gigantesco, ma all'epoca era normale, non c'erano pezzettini o mini porzioni, le porzioni erano queste. Anche il sapore naturalmente è diverso, perché il carbone
è perché viene cotto sul carbone all'aria aperta e quindi il sapore ne guadagna e acquista una anche la carne diventa più morbida nella cottura in questo modo. Signore Emidio, come avete riconosciuto i suoi genitori in quella foto del 1930? Quella foto che sembra ieri, ma sono passati tanti anni. Conosciuti perché mia madre ci ho vissuto per 18 anni prima di andare in a vedere e mi è sembrato di vedere da lontano già il figlio di mia madre che era parecchio tempo, dal 74 al 2000, tre anni fa, quattro anni fa, e non l'aveva, era morta, non l'ho visto più, però prima per vedere la foto, pensato, sapendo che vivo a Civitavecchia, è stato qua delle foto di questi arrosti. E allora io pensavo sempre a queste foto, però non avevo mai visto. Ma vedendo da lontano venivano altri insieme a me. Guardate quella foto, ho detto, ma che mia madre. Non può essere, diceva lui. E mia madre, sono venuti gli altri amici, e dice, questa è tua madre. Via Rosticini e ho vissuto, ho riconosciuto mia madre veramente. Ci ho voluto pure due giorni per riflettere tutta l'andatura della vita. E ho riconosciuto che era mia madre. Sono stato scotto dalla sorpresa di sentire, di vedere di colpo mia madre che era 17 anni. E io non l'avevo vista più, era morta. E così è venuta la sua. Quindi l'avete riconosciuta tramite la foto, le testimonianze anche di altre persone sì. Che c'erano nella di Civitavecchia. C'erano altre persone del paese, anziani, che hanno riconosciuto la madre di Fabio e la nonna di Fabio e di Loredana Ginestrini. Fabio, sta trasformando in un rito questo evento, un rito che si propone ormai da tre anni. Sì, proviamo proprio nel farlo rivivere, nel farlo crescere e cercando di portare alla ribalta questa tradizione e proprio la cultura dell'Abruzzo nel mondo, se possibile. Ma quale, Loredana, a quale festa era legata questa tradizione? La festa che poi venne ripresa nel 1930 da questi antropologi che vennero qui con questo aggeggio, questa macchina fotografica che all'epoca non è che tutti avevano. Questo evento, questa cottura degli arrosticini è un vero e proprio rito, un rito ancestrale, un rito delle tradizioni agropastorali di questa terra alle pendici del Gran Sasso. Ma Loredana, quale festa? In quale festa è stata ripresa questa foto, questa festa del paese? Sì, la festa era la festa della Madonna del Rosario. Infatti nella foto si evince in modo chiaro una pietra scolpita da dove si riconosce effettivamente essere la chiesa, la nostra chiesa di Civitavecchia. Ringraziamo Fabio Ginestrino. Grazie a voi. E la signora Elda, il signor Emidio e Loredana Ginestrino. Grazie. Per questo evento che ogni anno organizzano, che sia per rendere omaggio alle tradizioni dell'Abruzzo. È anche un evento che cerca di far conoscere Civitavecchia in Abruzzo e anche fuori, perché
con i nuovi mezzi di comunicazione sicuramente c'è la possibilità oggi anche per delle piccole realtà di diventare soggetti principali della grande storia. La grande storia che nel 1930 passò per un attimo a Civitacoana e immortalò i coniugi Ginestrino che erano intenti a cuocere gli arrosticini. Un atto normale, un atto quotidiano che in queste terre era qualcosa di consueto, qualcosa che avveniva nelle festività ogni anno. E questo sicuramente è un evento che deve servire come volano di promozione turistica per questo paese e anche incentivare l'organizzazione di altri eventi simili anche per l'amministrazione comunale di Civitacoana. Grazie. Ciao. Thank you.